non ho avuto tempo, ma prima di scordarmelo del tutto vorrei tornare al film di Tarantino, C'era una volta Hollywood. Come sei da Hollywood? Io sono da Hollywood, cioè non posso andare al bar, parlare col barista, andare al fornaio, parlare col fornaio, andare al ristorante sotto casa. Io devo stare con gente tipo Brad Pitt, George Clooney, Tom Cruise, capito? Cioè io sono uno da Hollywood, hai capito? Ho visto un sacco di recensioni positive che ruotano attorno all'atmosfera fiabesca di sto cazzo. Però ho messo gli asterischi, perché lei è carina. Che si percepisce dal film e a quanto ti riporti nel passato, bla 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 bla. Nel passato mi ci ha riportato a un passato in cui la violenza di genere era legittima e celebrata. Questa storia, messa tra l'altro in evidenza, in una cartellina, quelle che ci sono su Instagram, Mr. Mara, tra l'altro seguitemi perché è imprescindibile il mio profilo, proprio sotto il nome Tarantino. È una pagina su Instagram, chiamasi Femminismo Nerd, cioè il nome è tutto un programma, sembra una contraddizione in termini, rendere una moda un concetto che dovrebbe essere, insomma, un qualcosa di leggermente più importante che un hobby. Ma a quanto pare, ad oggi, rende fighi, rende cool abbracciare determinati concetti, farli propri di facciata per farci delle belle paginette su Instagram o dei blog, vendere libri, fare conferenze. E in diversi mi hanno mandato questi screen dove questa ragazza, suppongo, anche perché non è che conosca particolarmente questa pagina, è anche piccolina, distrugge il film di Tarantino e definisce il regista un sessista ed il film un film contro le donne. Ma andiamo avanti. Facciamo un'analisi femminista 101 di questo film. Un'analisi femminista? Un'analisi femminista? Che vuol dire un'analisi femminista, scusate? Un'analisi è un'analisi, giusto? Dal punto di vista di una femminista? Non è una persona normale. Vabbè. Io mi auguro che tutte le vere femministe si dissocino da queste persone, che sono il vero male di chi magari prova a fare un qualcosa di importante, perché poi gettano fango su questa bandiera, no? Sarebbe come, non lo so, un ragazzo che sotto il vessillo del marrismo, del marranesimo, si mette ad urlare viva il duce, me l'ha detto Marra, io mi identifico nei principi marreschi, però fa delle cose in antitesi con ciò che dico io, quindi chiaramente prendo le distanze da quella persona e dico no, non stai facendo ciò che dico, spero che non faccia nessuno perché non sono un messia. Facciamo un'analisi femminista, ok, spoiler warning, i personaggi femminili di questo film sono tutti caratterizzati da due aspetti fondamentali: uno, sono ridicoli, pazzi spostati, esagitati. Temo tu non abbia mai visto un film di Tarantino, temo che tu non sappia cos'è il cinema, va bene. Sono sessualmente attraenti secondo i canoni promossi dall'eteropatriarcato bianco. Tesoro. Posso chiamarti tesoro o è sessista? Tarantino è forse il regista contemporaneo mainstream che più lavora anche sull'estetica delle donne e che assolutamente fornisce allo spettatore, al proprio pubblico, tantissimi stereotipi di donna. Guardati Grindhouse, dove le bombe sexy di quel film non sono certo delle donne tipicamente da passerella, sono donne in carne, sono donne morbide. Guarda Kill Bill, ha un tipo di bellezza molto particolare, Uma Thurman. Ma guarda qualsiasi film, persino la Daisy Domer di Hateful Eight è una donna affascinante, nonostante appunto il suo costume, va bene? Il fascino, ti parlo di fascino, rende affascinante qualunque corpo femminile che mette all'interno della sua narrazione. Poi ogni corpo, maschile o femminile che sia, ha una funzione nel cinema. Va bene? Shoshanna in Bastardi senza gloria deve avere una funzione, un aspetto angelico, va bene? In difesa,
una ragazza che sembra appunto indifesa, che sembra una donna in balia degli eventi, una sopravvissuta sparuta, che in realtà poi si rivela una donna assolutamente forte, una donna incredibilmente cosciente del suo ideale, e quindi è tutt'altro. Ripeto, guarda, Daisy Domergue è una criminale, e non è criminale in quanto donna, è incriminale in quanto criminale, e quello è veramente un modo per caratterizzare bene un personaggio senza stare ad innestare il proprio cinema con stronzate pseudo femminismo dell'ultima generazione friendly. Quindi, siccome è una donna, non si può prendere a schiaffi, non può essere una criminale, non può essere una stronza. No, quello sarebbe sessismo. Una donna può essere una stronza, può essere una criminale, specie ai tempi. Ma scherziamo, senza poi ancora entrare nel discorso contestualizzazione storica. Cioè, allora dovremmo dire che Schindler's List è un film nazista perché Spielberg mette in scena gli ebrei nei campi di concentramento? Qua siamo fuori di testa, ma ci arriveremo dopo. I personaggi femminili sono ridicoli, pazzi, spostati, esagitati. Dipende che personaggio, non tutti. Ma perché il personaggio di DiCaprio ti sembra un personaggio positivo? E ti sei dimenticata, cara mia, la bambina ad esempio, la bambina attrice. Quello è un personaggio pazzo, folle, esagitato? È un personaggio incredibilmente sottile e veramente, veramente sensato per quanto riguarda il discorso dell'uguaglianza tra sessi. Ti ricordo che dice una frase che risponde a queste due puttanate, le disintegra in un attimo. Quando parla con DiCaprio, nella scena di lettura delle battute, anzi di lettura di testi, DiCaprio sta leggendo un testo western e lei sta ripassando le battute, se non sbaglio. Ecco, lei dice precisamente questo. Il ruolo dell'attore comporta queste cose qui. E specifica, durante il dialogo magnifico, e dico attore e non attrice, perché non ha senso la distinzione. Fantastico. Questo è un concetto veramente di uguaglianza. L'attore è l'attore. Cioè, a me ogni tanto, per esempio, capita che mi chiedono quali sono le tue attrici preferite o i tuoi attori cioè, quali sono i miei attori, punto. Cos'è questa distinzione? Poi certo, se uno vuole fare la classifica delle donne attrici più brave, ripeto, o dire sì, tu sei un'attrice. No, tu sei un attore, donna. E questo è uguaglianza. Comunque, andiamo avanti. Nel senso che chiaramente un attore o è bravo o non è bravo. Un attore o è tale o non è tale. Sono sessualmente attraenti secondo i canoni promossi, ok, l'abbiamo detto, quindi non è vero, perché in tutta la narrazione, anche in questo film, ci sono donne di ogni tipo. Proprio di ogni tipo. Poi è chiaro che al centro ci sta Margot Robbie, che interpreta Sharon Tate, che è bella. Ma Sharon Tate era bella. Sarebbe come a dire, Bruce Lee è asiatico. Ma è asiatico. È atletico. Beh, sì, è che era atletico. E senza contare che è chiaro che Tarantino pieghi la storia, ma la figura di Sharon Tate, come l'ha rappresentata lui, che non è un documentario storico questo film, a cosa è volta la figura di Sharon Tate nel film? A una donna piena di gioia, piena di vivacità, anche molto tranquilla, rilassata, porta in macchina delle hippie, non si fa problemi ad ospitare delle persone in casa, è una persona totalmente libera, da lei si percepisce la gioia di vivere, la magnificenza dinanzi alle piccole cose, lo stupore quando si vede al cinema, l'emozione di sentire gli applausi e le risate delle persone in sala mentre vedono la sua performance. Questo è un personaggio femminile ben costruito. Cosa cazzo dici? Banale, ridicolo, pazzo, spostato. Ma dove? Dove? Rappresenta quello. E che cos'è all'interno della narrazione Sharon Tate? È l'entusiasmo verso i figli dei fiori, che per un certo periodo ebbe l'umanità. Questo movimento, no?
pacifista, fate l'amore, non fate la guerra, scopriamo tutti assieme, bellissimo, fino al momento in cui la setta e Manson distrussero questo sogno, perché automaticamente dopo quell'evento traumatico nessuno si fidò più di quelle persone, nonostante la setta di Manson fosse semplicemente una deriva di quei principi. Capite che cosa rappresenta Sharon Tate nel film? Ignorante. Ok, c'è Lena, ma un ruolo minore dell'unica non super magra, comunque pazza. Questi personaggi femminili sono essenzialmente inconcludenti e spostati, insiste. Cioè, a me pare invece che il personaggio centrale, ovvero Margot Robbie, uno dei personaggi centrali, concluda e come il film. E come? È lei che invita Tarantino, che invita, sì, Tarantino, che invita DiCaprio in casa sua e per la sua non dipartita si cambia la storia. Quindi cosa ti dice Tarantino? Le cose non andarono così. Dunque il cinema può costruirti una prospettiva migliore. Lei è la chiave di volta, dato che non muore, per un futuro migliore attraverso un artificio quale il cinema. Fondamentale. Certo, se poi tu non riesci ad analizzare il film, se non nelle battutine di trama, nella linearità della trama, mi dispiace per te, ma il film è fatto anche di sottotesti, è fatto anche di messaggi non esplicitati, non didascalici. Nulla palissiani. Questi personaggi femminili sono essenzialmente inconcludenti e spostati. Linetti invita caldamente il povero Brad a non disturbare George come se avesse intenzione di aggredirlo o ammazzarlo a breve. E quindi? Quella è una parte di narrazione, tutta quanta cosparsa da suspense hitchcockiana. Il fatto che ci siano delle donne all'interno di quella setta. Non vedo in che modo possa essere sessista. Probabilmente c'erano più donne, probabilmente Tarantino l'ha utilizzata per dare più colore alla scena. Ci sono anche uomini in quella tenuta. Vabbè. Dopo Brad entra in casa lo stesso, disturba Giorgia e lei non fa nulla. Ma l'hai visto il film? Cioè, lei cerca di proteggere le malefatte che stanno facendo, ovvero sfruttare, tra virgolette, George per mantenersi quella tenuta fino alla fine, finché Brad Pitt mi dice: se tu non mi apri, ti spacco la porta in faccia, perché ha percepito che c'è qualcosa che non va. La sua follia è quindi inconcludente. Ma non è folle. Non è folle. Cioè, fino a quel momento non è percepita come folle, poi certo vedi che appunto fa parte di quella setta, quindi certo che lo è, ma in quel momento non è inconcludente, ci ha provato, che cosa devi fare? C'è uno stuntman che è una belva, non lo so, che cosa si aspettava questa donna? Che diventasse un X-Men, sparasse fuoco dagli occhi, uccidesse Brad Pitt, il maschio bianco etero cattivo? L'idea che le donne sono folli senza motivo è impotenti! Ma come impotenti? Ma l'hai vista la scena finale? Dove sono al pari di un uomo, per quanto sono rabbiose, per quanto sono fisicamente anche avventate. Ma cosa dici? Fisicamente impotenti, ma è un discorso di forza fisica, è la verità. C'è una donna che peserà 50 kg contro un cristiano di 85 kg, super allenato, super. Ma è. È come se gli animali litigassero perché l'ippopotamo distrugge, non lo so, una marmottina in un confronto, in un ipotetico confronto fisico. Sei uno specista, anzi, sei un razzista perché la vostra razza, la razza degli ippopotami, che non ho idea di quale sia, viene rappresentata al cinema come più forte fisicamente. Beh. Tarantino ci tiene molto a sottolineare il fatto che George venisse sfruttato dalla famiglia Manson, il gruppo di hippie che sta nel suo ranch, il che potrebbe essere anche storicamente accurato, ma nulla viene detto della famiglia e della sua formazione. E c'è molto sessismo e molto razzismo in ciò che Tarantino decide di escludere in toto dalla narrazione. Razzismo buttato a caso. Così. È una rappresentazione ipotetica in un film che è fantasia, tesoro e non documentario, che certamente prende a piene mani da ciò che si sa di quei fatti, perché molti sono rimasti nell'ombra, e
E non capisco quale sia il problema? Non so, non so. Correggetemi se sbaglio, non sono esperto in materia, però parli, va bene. Ma mi è parso di capire che sto qua, Manson, è riuscito a convincere un mucchio di donne più giovani di lui, verosimilmente grazie al suo carisma e capacità manipolatorie, che lui era Gesù Cristo e che ci sarebbe stata un'apocalisse. Gli afroamericani avrebbero ucciso i bianchi e loro, lui e le donne sue seguaci, avrebbero ripopolato la terra e governato il mondo in quanto unici bianchi rimasti in vita e pertanto superiori. Ma questo non è il pensiero di Tarantino. È il pensiero di Manson, rappresentato in questo film. Non è il pensiero di Tarantino. Cioè, quindi il regista di American History X era un nazi? Mio Dio, qui siamo proprio a intelligenza logica al pari, non lo so, di quel quadro là dietro. Ora vi immaginate una marea di giovani donne. Chi è che a 20 anni è esperto e in grado di riconoscere un manipolatore esperto quando lo vede? Seguaci di un unico uomo che si dice Gesù, tutti convinti di essere superiori in quanto bianchi. Mi sembra evidente che ci sia molto razzismo e molto sessismo in tutto ciò. E questo si può narrare in tanti modi in un film. Io non li so, ma chi di dovere sì. Cioè, lei deve scegliere la giusta narrazione per un film, cioè quella più politicamente corretta. Dunque non potremo più fare un film sul razzismo, sull'olocausto, sulle disparità di genere, sul cazzo che mi frega, sul fantasy. Quindi il signor Anelli è discriminatorio verso le persone affette da nanismo. Altri personaggi femminili sono quelli coinvolti nell'omicidio, Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie. Il messaggio principale che passa da questo personaggio, dal modo in cui è inquadrato e raccontato in questo, è cazzo, veramente bella e sessualmente attraente. Esatto, sì. È una di quelle cose che sono fondamentali per il personaggio di Sharon Tate. Sì, doveva suscitarti anche questo, dato che era una donna molto ambita a Hollywood. Ok? C'è il contrasto con Polanski, che non era certo un bellone, e infatti c'è l'invidia di altri attori, una scena magnifica. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Anche perché, ripeto, Sharon Tate era vista così, era una donna bellissima. La gente andava al cinema per vederla, la gente invidiava Polanski. Va bene. Le donne in questo film sono rappresentate a pezzi, gli uomini interi. Ma perché principalmente la storia è improntata sull'attore e il suo stuntman. Cioè, il core della storia è questa, ma c'è un mondo in più rispetto a questo. E ripeto, si parla di un'epoca, contesto storico, in cui gli uomini erano la maggior parte nel cinema. Per quanto riguarda qualsiasi ruolo, non ci scordiamo poi che c'è anche la comparsa di Zoe, che fa diciamo che è la moglie del regista nella scena quella con Bruce Lee. Anche Zoe è un personaggio che ritroviamo in Grindhouse. Nella vita reale, stuntman di Uma Thurman, che è una donna fighissima, sia in Grindhouse che in questo piccolo pezzetto qui, che è una donna molto affascinante, c'è anche in Hateful Eight, una donna molto affascinante, ma tutt'altro che canonica come bellezza. Vengono inquadrate parti dei loro corpi, i piedi, sì, me lo ricordo bene, meno male, sono belli i piedi femminili, sono belli i piedi femminili, come saranno belli gli addominali di Brad Pitt, ma te li scordi? Come sarà bello il viso di DiCaprio? Ma meno male che c'è una bellezza che magari è tipicamente femminile come il piede, una bellezza che è tipicamente maschile come l'addominale, e vengono esaltate da un grande regista oltre che da un grande esteta. Porca puttana. Viene inquadrato tutto, inclusa la testa, le donne invece l'abbigliamento, le parti del corpo staccate dal tutto, i piedi. Cazzo, quanti piedi, ok, ti piacciono i piedi, hai reso l'idea. Va bene. Quando Brad, super figo e super buono, sta lavorando sul tetto, tutti ci aspettiamo che. Ci aspettiamo che Sharon lo veda e pensi, wow, che buono, ma no, perché? Ma perché non aveva senso a livello narrativo? Non aveva senso. Cioè, quella è la costruzione che ha voluto fare Tarantino, ma in che modo avrebbe portato avanti la trama? Ma vuoi scrivere tu le sceneggiature a Tarantino, uno dei più grandi sceneggiatori dell'universo? Uno che ha scritto Pulp Fiction? No, chiama femminista nerd, Quentin, che ne sai scrivere sceneggiature tu. Ma poi sei tu, spettatore, che ti vedi Brad Pitt buono? Cioè, non ho capito, allora. Come funziona qui? Cioè, devono essere brutte, le donne devono essere brutte per i protagonisti all'interno del film, o
Brutte per noi, tutte e due, belle per noi, brutte per loro, viceversa. No, decidi, cioè dateci i parametri, femministe da quattro spicci, e ripeto, non quelle serie, così Tarantino può fare il film. Perché non è un oggetto sessuale, è un soggetto. Le donne sono rappresentate attraverso il male al fine di suscitare apprezzamento sessuale. Gli uomini invece vogliono per essere ammirati, vogliono essere come te versus voglio avere te, soggetto versus soggetto. Infatti sono rappresentati tutti interi e il loro essere attraente è mostrato come uno degli aspetti, come un valore aggiunto e non come un unico aspetto del personaggio. Bah, veramente senza senso questo. O siete così ingenui da pensare che quando vediamo nelle poche scene, perché per lo più le cose le fanno gli uomini, Margot, pensiamo... Ma poi l'hai visto Jackie Brown? Porca troia! L'hai visto Jackie Brown? Adesso mi è venuto in mente. L'hai visto Jackie Brown? C'è una donna protagonista. Guardati Jackie Brown prima di dire Tarantino è sessista. Sessista. Margot pensiamo che è bella perché è davvero super bella. Lo pensiamo anche perché Tarantino non ci dà molto altro a cui pensare a tal proposito. Io già ti ho elencato altre mille cose. Sta lì ad ammirarsi invitandoci a farlo, anche noi con lei. Guarda i suoi film, non ha l'identità sviluppata al di fuori del suo aspetto. Non sappiamo niente del suo carattere. Questo era ciò che voleva Tarantino. Ma perché sei qualcosa del carattere di Manson? Sai qualcosa di Polanski? No, ci sono personaggi che vengono volutamente sviscerati e personaggi che vengono volutamente mantenuti nascosti, ma questo lo faceva chiunque, anche Hitchcock, anche Orson Welles, ma saranno cazzi della narrazione. Brad ha ucciso sua moglie, Janet, la moglie di Randy, il datore di lavoro Brad è giustamente indignata per questo, quindi odia e disprezza Brad e questa è la reazione che chiunque aveva, vabbè, ok? Davanti a un femminicida! E questa è la reazione che chiunque dovrebbe assumere di fronte a un femminicida, un omicida. Un assassino, stop, punto, non è che femminile, assassino, ipotetico, perché poi quella cosa è sempre messa in ipotesi, tu non sai se è vero, ti spiego anche questa cosa del linguaggio cinematografico, quella scena è l'ipotetico immaginario di DiCaprio quando discute con il regista, perché girava questa voce che lui avesse ucciso la moglie, e quindi DiCaprio fa mente locale e dice, ah cazzo, queste come me l'hanno raccontata, in effetti forse il regista c'ha ragione, ma dagli una chance. Quindi non è detto che sia così, ma anche se fosse così è un omicida, punto. Potevo uccidere anche il suo fratello. Non è mai la più potente per la narrazione, quello, ma devo spiegare tutto, assurdo. Eppure Janet è rappresentata come una folle esagitata, no, è il pensiero il pensiero di DiCaprio, a sua volta modificato da persone che hanno raccontato questa cosa, magari uomini, magari il pensiero di Pitt stesso, che ha raccontato non di averla uccisa, ma che sua moglie era detestabile, come tutti. Narriamo la nostra versione delle cose. Anche la scena con Bruce Lee è così. Lui pensa, ricorda quella scena che vede protagonista Bruce Lee, ma non è detto che il Bruce Lee del film sia quello, cioè della narrazione filmica sia quello. Quello è il pensiero, modificato dal fatto che sia una persona a pensarlo, di Pitt su Bruce Lee. Capite? Folle agitata, bacchetta. Il fatto che Pitt abbia ucciso la moglie è una cosa quasi divertente nel film. Pitt fa botte con un tipo a cui dicono ha ucciso la moglie, l'ha fatta Frank. Ah, lol, ma anche no. È un film di Tarantino. È un film di Tarantino. Spesso le uccisioni sono volutamente comiche, sono volutamente grottesche. E a Tarantino non importa un cazzo se quel personaggio sia femminile, maschile, un cane o altro. Importa se funziona o non funziona a livello narrativo. Ed è questa la vera uguaglianza che il femminismo dovrebbe cercare. Uguaglianza. Non devo mettere le distinzioni perché è donna. Semmai la distinzione c'è a livello narrativo, come forma, come impatto. Ma è un omicida, punto. È una persona morta, punto. Non che devo mettere la donna uccisa nel film così è più grave e così quel personaggio è più cattivo. No. Le donne che parlano sono veramente poche, se parlano parlano per pochi istanti, per lo più vengono massacrate di botte in modo grafico e appariscente, il che si definisce romanticizzazione della violenza, glorificazione della violenza di genere in questo caso. Non è di genere! Lo fa Tarantino in tutti i film! Non è di genere! Eventualmente sì, non è glorificazione della violenza, è un'iperbole cinematografica che Tarantino utilizza sempre per far arrivare altro. Poi è chiaro che alcune persone non ci arrivano. E si fermano, oh guarda che bello, ha ammazzato, ha fatto un salto di 600 metri, gli ha sparato con la pistola, oh che bella la violenza. Ma vuole farti riflettere su altro, ho fatto tre video su Tarantino, ho detto 700.000 cose io che sono un cretino, figuratevi uno che è davvero un analista, quante cose può trovare all'interno di quella enorme narrazione, non soffermarsi all'uccisione per come colorita,
Come sapete, se avete visto il finale terrificante del film, vabbè, citazione a Fulci, tu non sei un cazzo. Il fatto che queste persone hanno commesso un omicidio non giustifica la glorificazione delle violenze di genere. Ste tipe arrivano a casa di Pitt come delle pazze sprovvedute armate, più confuse che persuase, avevano già cambiato idea, dopo 2 secondi sarebbe bastato spaventarle, ma... Vuole pure cambiare il finale! Cioè, voleva cambiare il finale, che è il fulcro di tutto il film. È la cosa fondamentale, no? È la potenza del cinema, come può piegare la realtà, nella finzione, non nella realtà effettiva. Cacciale di casa, non ucciderle. No, nella realtà hanno ucciso e lì sono state uccise. È fondamentale cambiamento. No, mandale via, sono donne, mica le puoi uccidere le donne. Ah, sono veramente stufo, vabbè. E quindi sì, l'atmosfera fabbesca di sto cazzo, a parte non l'ho notata proprio, te credo, non so che guardavi, forse facevi la conta delle donne picchiate, delle donne insultate, delle donne uccise, delle donne inquadrate in un punto specifico che non si può inquadrare. Quando il film chiaramente promuove, glorifica e celebra la violenza di genere con piacere sadico e senza scrupoli. Chi è sopravvissuto? Io no. Devo uccidermi.